Ministro, però è un po' impossibile per noi, avendo qui il Ministro degli Esteri, non cominciare brevissimamente, ma con un fatto di queste ore, il caso Mario Battani, cioè il console generale a Osaka che è stato richiamato in Italia, che in un raduno di estremisti di destra di Casa Pound ha inneggiato la bandiera nera. Ecco, ma è compatibile questa apologia del fascismo col ruolo di rappresentare l'Italia nel mondo? L'apologia del fascismo sicuramente non è compatibile con nessun ruolo a servizio dello Stato, dell'Italia democratica, uscita dai valori della Costituzione e con tutto l'aspetto di tradizione della diplomazia italiana. Sul caso di Mario Battani ho avuto modo di esprimermi ripetutamente in diverse sedi, continuerò a farlo anche in sede parlamentare, oltre che di mezzi di comunicazione e di incontri che ho avuto. Dal momento in cui mi è stato sottoposto il materiale di questo episodio, che si riferiva a un concerto rock a Casa Pound, un'associazione romana, ho proceduto a chiedere al direttore generale del personale di convocare immediatamente la commissione di disciplina e di deferire il funzionario in questione a tale commissione. Successivamente, immediatamente dopo, ho chiesto di abbreviare nella misura consentita da tutti i regolamenti e le norme in vigore. Fra l'altro esiste un testo unico per gli impiegati dello Stato che disciplina questa fattispecie, disciplina i procedimenti di carattere disciplinare. Ho chiesto di accelerare la procedura disciplinare e questo è stato fatto. Mario Battani è rientrato a Roma, verrà sentito nelle prossime ore. La Commissione formerà un giudizio, arriverà delle conclusioni che mi sottoporrà per l'approvazione definitiva. Non sono certo in grado né desidero anticipare l'esito di un organo di autotutela dell'amministrazione che costituisce anche un quadro di garanzia, fra l'altro anche per chi viene sottoposto sulla base delle procedure che sono previste. Quindi continuo a dire che non è mia responsabilità né mia intenzione in alcun modo di aderire a dei processi di carattere mediatico e sommario. Ogni cittadino italiano e ogni funzionario dello Stato ha diritto a rappresentare le sue ragioni. La immagine che è emersa da quella vicenda, da quel concerto, è sicuramente molto brutta, è riprovevole e io mi attendo dalla Commissione di Disciplina un esito e un verdetto nei più brevi tempi possibili.